non solo una grande sfida, una grandissima responsabilità, ma un onore che non mi sarei aspettata così improvvisamente, ma che veramente mi riempie il cuore e mi rende felice. È una nomina che arriva in un momento naturalmente molto complicato. Cosa è mancato? Perché c'è stato bisogno di questo rimpasto? Cosa darà di nuovo all'amministrazione regionale della Lombardia? Io credo che siano stati mesi difficilissimi per qualsiasi amministrazione, per tutti gli enti e le istituzioni ai vari livelli. Credo che sia arrivato però il momento di ridare fiducia ai lombardi e di ridare la posizione che merita la Lombardia, e cioè quella di una regione grande, forte, trainante, che rappresenta un popolo grande e forte e che ha bisogno di essere sostenuto, a partire dai più fragili fino ad arrivare al massimo dell'economia, che è ovviamente il nostro fiore all'occhiello. Ci sarà tempo per parlarne, ma la priorità, la prima cosa che farà nelle vesti di assessore. Ma sicuramente un incontro con tutti coloro che stanno lavorando da mesi incessantemente sul territorio, in rappresentanza di associazioni, enti, strutture, famiglie. Quindi sia nelle vesti di assessore alle politiche sociali che nelle vesti di assessore alle politiche della famiglia. Non vedo l'ora di incontrare tutte queste persone per fare i punti, darci delle priorità insieme.